Eh no, beh, tante volte si danno per fatte trattative quando in realtà non lo sono, ma perché serve fare così? Anche adesso, cioè per me, allora, vabbè, io capisco il lavoro, per carità, qua non si tratta neanche di lavoro, ho detto si è giustificato in altro modo, lo trovo assolutamente assurdo. Da oggi per me Enzo non è un compagno interista, vuol Cioè, dire. ti sembra, Manu, grazie intanto a Torino che ha giftato due abbonamenti, grazie mille Torino. Oh, va primo il Torino, E incredibile. comunque c'è Vabbè, proprio Torino. Bergomi nell'Inter, infatti lo dico anche in chat, cioè, No, ma sì, però posso dire, Fabio, ragazzi, è uno che, avendo a differenza di Manu e Enzo, un canale suo, tante volte c'è un pochino di meno. È ovvio che Fabio, cioè, non ci troviamo da Dio. Ti sembra, Manu, che usi un pochino, cioè, forse lui parla di Inter per poi utilizzarla per hype? Beh, secondo me a questo punto è simpatizzante dell'Inter, per carità non lo metto in dubbio, però il tipo Cioè, secondo tu me non non lo lo faresti una cosa del genere? fa. No, ve lo giuro ragazzi, no. Proponete, datemi dei soldi, chiedetemi, non lo farei, ve lo giuro che non lo farei. Allora, Alfio, Ale e Manuela, chiaramente anche Sarno c'è cioè delle news. Sembra che il Dybala Day stia arrivando, giusto? Secondo me è una telenovela, ragazzi, che qua non ce la togliamo più. Grazie, Gio. Chi inizia? Vai, Alfio, vai, vai. No, no, io vedo sinceramente troppa apprensione su tutto il mercato in generale. Cioè, siamo appena al 13 di giugno e È un vedo che mercato già strano sembra. quest'anno, vero? Sì, ma sembra che già se non si annuncino dei colpi in settimana, viene giù la Serie A, ma assolutamente no. Cioè, Alfio, tutta sta pressione. ho l'idea che rispetto agli ultimi anni di Covid, preparazioni partite a casaccio, quest'anno le squadre vogliono fare la preparazione con la rosa già. Secondo me è un po' questo. Sì, un po' sì, però anche perché poi c'è di mezzo un mondiale, la sosta, secondo me questo sarà un campionato molto strano, anche perché credo che a differenza di altri anni partiranno tutti molto forte dal punto di vista della preparazione per poi utilizzare quella fase di stop, non si capirà bene perché e in che modo, però di sicuro credo che questa per la prima volta, credo nella storia, sarà davvero un campionato stranissimo, ma da qui a dover avere l'obbligo di annunciare Dybala e Messi e Ronaldo per forza in settimana mi sembra una cosa abbastanza fuorviante, totalmente Forzata forse. fuorviante. Eh beh, Ufficialmente Alfio, come si chiama io. noi però dobbiamo fare del content, eh? Cioè, non è che noi ci alziamo la mattina e diciamo minchia, Ma anche Dybala lui, ce la ma anche farà. lui, Però eh. aspettate, però scusate un attimo, Alfio, tutto giusto. Però ci sono anche delle cose che vanno a tuo sfavore in questo discorso, secondo me. Azzo, Che azzo, no, azzo, vabbè, attacco ma frontale, sono cose. No, frontale. ma sono cose che comunque sia richiede la gente, perché comunque, a parte il campionato che inizia prima, perché nel solo mese d'agosto noi avremo quattro partite? Tre Tre, mi partite? sa, Sì. tre. Inizia il 19 il Perfetto, campionato e il 12. perfetto, no, c'è Perfetto, pure un quindi. turno presettimanale. C'è pure il Quattro, turno infrasettimanale, quindi sarebbero quattro, quattro le partite. E di conseguenza la gente dice: noi non andremo al mondiale. Quindi una cosa del genere, ragazzi, credetemi che influisce tanto sia sulle società e sia su questa paura, secondo me, allora giustificata del fatto che un campionato non si è mai fermato il 20 novembre. sì, ma attenzione. Tutto vero che incomincia il 12 di agosto, ma siamo soltanto al 13 di giugno. Cioè, Grazie Dele. alcune operazioni Cioè, in realtà andranno non è ancora fatte. iniziata la sessione di Cioè, mercato. mi Inizia il primo sembra che ci luglio. sia. La gente può volere tutto quello che vuole, ma alla fine i club devono fare quello che devono fare. Cioè, sembra. Se state a guardare, sembra che ogni settimana Inter, Milan, Juve debbano annunciare un colpo. Perché? Perché? Perché c'è tutta questa sete di calciomercato, c'è tutta questa attesa. Le trattative ci sono reali, ma non c'è l'obbligo col fucile puntato per i dirigenti di dover annunciare domani un giocatore. Questo No, no. però Alfio, sai, Però posso dire. quando si dividono, che senti la voce su Dybala alla Roma, Grazie poi Marco. Dybala all'Atletico, il giocatore, magari come dici te, arriva il dirigente lì, come si chiama?
la gente davanti alla sede dell'Inter entra dentro, è un messaggio, però ancora non è stato chiaro. Certo. Pancio, sai che cos'è che droga la situazione? Alfio ha perfettamente ragione. Quello che droga la situazione è il dissocio fatto della che droga. Sì, c'è un hype, c'è un interesse per il calciomercato che certe volte supera quello per il calcio giocato. Questa è una cosa veramente... Sì, anche perché il calcio giocato è la Nation League, quindi No, io dico, visto dall'osservatorio di Radio Rossonera, io non so se poi gli altri possono riportare la stessa cosa, ci sono gli stessi numeri quasi di quando c'era il campionato. Ma perché? Perché Edo, secondo te? Perché? Perché secondo te? Perché la gente ha voglia di sognare, perché la gente ha voglia di sognare, perché e perché allora lo devi togliere? Ragazzi, sognare è la cosa più bella del calcio. Allora, sogniamo così perché Daniele Longo 2 minuti fa ha twittato: Dybala e l'Inter sono sempre più vicini, attesa per il summit previsto in questa settimana che può ridurre le distanze, al momento 2 milioni, che secondo me non sono così pochi come vogliono fare, cioè 2 su 8 sono tanti, tra domanda e offerta. Cavasini, tu stai sognando? Basta. Lo dico io perché si dà impasto all'utenza, perché ormai possiamo chiamarlo utenza e non più tifosi. Calciomercato, ma non solo a giugno, a luglio, a agosto, ma anche a novembre. No, ma poi sa molto più di soldi, marzo. Vaffanculo la passione, utenza. L'utenza, di come va detto. Utenza. Oh, la vaffanculo, va. Sapete perché? Perché c'è una discriminante, che per parlare di calcio bisogna capire di calcio, per parlare di calciomercato non bisogna capire di calcio, e qui automaticamente è molto più facile, e tanto se sbagli sti cazzi, perché io posso dire Skriniar lo vendo a 40 milioni, il giorno dopo dico ah no, ne vogliono 80, forse Bastoni va, no, sicuro va Bastoni, però dipende dall'offerta, e mi sa che resta, boh, tutti i giorni così. Ci abbiamo però una foto. Per me non è giornalismo. Questo è Vasini, prego. Un secondo, perché abbiamo una foto del nuovo attaccante della Inter. Bella Inter. Ragazzi, ma che fisico c'ha Cavasini? Minchia, il Torello. Assomiglia a Lukaku. Sì. Ale. Numero 9. Dal mare, però. Ma è recente questa foto qua? Sì. È sabato. Minchia. Manu. 3-1. Complimenti, Ale, complimenti. A vederlo sempre lì sulla sedia, uno dice, tutto lì così, hai capito, anche un po'. Invece è tutto merito del fotografo. Tutto merito del fotografo è mia moglie, quindi. Un applauso anche. Va bene. Ah, c'è stato un dissing al Faina, dai, non so se hai sentito le parole di Ale Cavasini. No, purtroppo no. Manfred? In che senso, cioè, mamma? Farò un po' nel mucchio. Sì, no, di questo Ale ha attaccato un pochino chi da non giornalista, correggimi se sbaglio. No, Ale, ma in realtà, guardami, No, scusate, Ale ha ragione. Cioè, voi avete letto in queste settimane di giocatore bloccato da Tizio, giocatore bloccato da Sempronio, giocatore bloccato da chi cavolo volete voi, e poi questi giocatori non sono mai stati bloccati da nessuno, sono finti da altre parti, cioè... E diciamo la verità, che in questo momento dove c'è poco, molte volte si usano per incrementare tante altre cose. Ecco, diciamo così. Si spieghi, Alfio. Tante volte si danno per fatte trattative quando in realtà non lo sono. Ma perché serve fare così? Servirà qualcuno fare così, ma sappiamo perfettamente. Cioè, quindi lei dice che qualcuno scherza con i titoli dello sport. Però posso dire una cosa, cioè dalla trattativa quando è fatta a quando ci sono vari passaggi, quindi se uno li racconta non è che è fancazzismo, sa semplicemente come se raccontassimo un'azione, come dice sempre Yolanda, dalla difesa all'attacco, non è detto che fai gol, però intanto racconti l'azione, poi su sparendo il buco sono d'accordo. Ma se tu scrivi bloccato significa bloccato, non scrivi contatti, trattativa in corso. Ti riferisci a... Io ti ascolto, se tu mi vieni a dire, mi vieni a fare un discorso del genere, se tu mi dici le parti si stanno parlando, le parti stanno vedendo, c'è questa possibilità, c'è questo spiraglio, stanno trattando sui bonus, stanno trattando, questo è un discorso. Ma se tu dici bloccato, è fatta, deve essere fatta. Sì. Alfio, c'è solo una cosa che secondo me... Adesso. Aspetta, solo un secondo.
se facevo un esercizio di curiosità, no? E ripassavo tutta la rosa dell'Inter di quest'anno e ho cercato di sottolineare i nomi che a oggi, 13 giugno, ancora non sono stati accostati a qualche altra squadra. Sono Cordaz, D'Ambrosio, forse Gosens e Brozovic, perché oggi hanno detto anche Çalhanoğlu potrebbe andare addirittura in Premier League. Cioè, praticamente, così sono buoni tutti. Vabbè, Ale però... Vai. No, un solo errore in quello che ha detto Ale, nel senso che è vero tutto quello che ha detto sul calciomercato, però sul fatto che invece a parlare di calcio giocato sia solo gente competente, secondo me non è vero, anche io parlo di calcio giocato. Ho detto che è altri, più complicato. E altri incompetenti come me parlano di calcio giocato. Quasi voleva dire il contrario lui. No, raga, però io vi voglio bene e vi capisco, però c'è una, non può essere casuale, perché noi da quando abbiamo iniziato il calciomercato il 70-80% delle puntate l'abbiamo dedicate al presunto o reale calciomercato dell'Inter. Quindi, tra tutti questi che devono andare via o tutti questi che debbano essere comprati, secondo me l'Inter è vero che è la società più attiva sul mercato, perché c'è qualcosa da fare, c'è da rimanere competitivi ma cercare di guadagnarci qualche soldo. Credo di aver capito, e poi magari non ci abbiamo capito niente, però non è che si parla di tutti uguali, si parla soprattutto di Inter. Quindi un motivo ci sarà, ma questo è verissimo. Io non parlo del calciomercato in quanto tale, perché secondo me è bellissimo il calciomercato e, come dice giustamente Andrea, fa sognare. Però secondo me va un po' più razionalizzato e soprattutto è il modo con cui tu ti approcci al calciomercato. Se diventa il trailer di un film oppure della favoletta, okay, secondo me perde anche un po' di senso e perdi di credibilità. Questo è il discorso. Se Berrettini non finisce in prima pagina mi metti De Ketelaer, che fino a due settimane fa non conosceva nessuno, no? E tutti quanti fanno gli esperti di calcio belga e ti dimentichi il tennis e ti dimentichi, cioè, la finale di quando ha giocato Roma. Però Ale scusami però se voi in Gazzetta era messo a pagina 14 il giorno della finale di una Coppa Europea, a pagina 14. Ale, io capisco tutto, però Ale, se voi fate venire l'agente di Dybala in sede, è normale che poi parte una tiritera su Dybala. Se Lukaku viene fuori da delle voci anche vostre che deve andare via, Bastoni fa delle dichiarazioni, De Vrij non rinnova, è normale che uno delle domande se le pone di più. Rispetto, no, è la proporzione, capito? Non è la sostanza, è un po' la forma. È la proporzione. Ma secondo te, capito? Loro si riferiscono alle persone quando dicono bloccati Tizio, Caio e Sempronio. Ah, quindi un dissing a lei allora? No, io non ho mai scritto bloccato. Non l'ha mai scritto? Bloccato. Guardi che poi lo mettono su TikTok, eh? Bloccato non lo so, può essere, però bloccato. Ah. Ma io ho detto quasi fatta Vlahovic, quindi. Cioè, sbagliando si impara, però il discorso ha messo che lucchetto? Fa io questo l'ho capito, però ragazzi un po' c'ha pure, mi dispiace, un po' c'ha pure ragione Pancio, perché se poi tanti nomi vengono fuori è normale che magari si faccia un po', no, si approfitti un po' della situazione, parlo di alcuni, per altre cose magari le trattative, io Ale qui a gennaio ho detto che Dybala secondo me sarebbe andato all'Inter. Mi hanno sfonnato come un capretto. Pure questa cosa da bambini dell'asilo, sono arrivato prima, l'ho detto prima io, mi retweeto da solo. Va bene all'inizio, però poi... C'è un tweet di Petullà intanto, non so chi si riferisce. Madonna mia! L'umiliazione! In diretta! Posso? Certo! Aspetta, faccela godere un attimo, prendi fiato un attimo. Mamma mia, che botta. Guarda, sono proprio tranquillo. Vuoi un bicchiere d'acqua? No, sono veramente sereno, perché per dire, io rispondo per me, io mi retweeto e reposto quello ho detto, perché mi sento una neopromossa del calciomercato. Ma lo so, è per rispondere a sto coglione de Pancio che deve fare il content. No, io leggevo la chat e quindi... Ma rispondo tranquillamente, io lo faccio, parlo per me stesso, perché essendo nuovo in questo mondo ed essendo l'ultimo,
quando succede una cosa bella che magari ci sono arrivato prima, vabbè, dei vabbè, nostri vabbè. Sacri, tipo Matic o tipo Haaland o tipo 270 nomi che sicuramente ho fatto giusto e sicuramente ho fatto sbagliato, perché sono poi un po', mica sono un fenomeno. Matic non quando sono succede, neanche i tifosi all'aeroporto. Quando niente, succede niente. La cosa positiva è che cazzo esulto. Ragazzi, ma io possiamo parlare di Inter. Damiano non è nemmeno un giornalista, quindi voglio dire, lui è legittimato. Bravo, bravo. Quindi, che vuole, infatti, io infatti. Parlo allora, della categoria. È tanto, non mi sentivo. Grazie, Davide. Non ti sento ridere. Questo Enzo può fare, chiamiamolo per queste cose. È vero, è vero, è vero. Paghiamolo solo per gli alert. Allora, raga, torniamo sull'Inter. È tutto vero quello che dite, però c'è qualcosa di vero? Che uno deve partire, che il PSG è forte su Skriniar, che Dybala quasi fa. Cosa c'è di vero? Diteci almeno questo. So che molte cose sono un po' campate in aria, però secondo me sotto sotto c'è qualcosa di vero. Ma al volo vado io. Dybala, io credo che ci siamo... qualcuno parla addirittura si è azzardato da qualche bloccato? Data, 20, è bloccato? Il 20, il 21. No, ma ragazzi, ma il calciomercato è anche logica, lo insegnano anche i giornalisti, le persone che fanno questo mestiere durante l'anno. Cioè, addirittura loro. Non si fa venire l'agente di Dybala in sede che ha parcheggiato la macchina a Pavia. L'agente di Dybala ha parcheggiato la macchina a Pavia, se l'è fatta tutta a piedi proprio per farsi vedere, ragazzi, io sono qui. Ok, sto andando dall'Inter. Non si fanno queste cose se la trattativa è ancora, no? Almeno quello che credo io, poi magari mi sbaglio. Non si fanno queste cose anche se c'è distanza, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda gli altri nomi che sono usciti, secondo me Bellanova è un nome reale. Oggi si incontreranno, credo, per chiudere l'affare Bellanova. Molti piace, a molti non piace. Il fatto dell'interesse del PSG io credo sia reale per Skriniar. Magari qualcuno si è allargato con Bastoni, ho letto è fatta, Bastoni vuole andare là, eccetera, eccetera. Poi è andato tutto il caso, no, di Suning out che abbiamo letto. Sul caso Lukaku è stato lui stesso a litigare con la gente, a dire che voleva tornare all'Inter, fare delle dichiarazioni. Quindi io credo che qualcuno è montato un po' allora, su quel allora, carro. Aspetta. Una alla volta, no, facciamo prima secondo me Skriniar, Alfio, poi chiaramente vengo da Manuela, allora, cosa c'è di vero su Skriniar? Edo, se ti senti in imbarazzo puoi andare, non ti preoccupare. Ah no, devo salutarlo già 10 minuti fa, scusami, ciao Edo. Ciao Edo. Ciao ragazzi, buon proseguimento. Ciao. Partiamo da Skriniar. Salutami conti dell'Inter. Interesse. Per favore. No, niente, una vecchia dibattito. No, di Skriniar è tutto vero, lo sappiamo perfettamente, è tutto vero, l'offerta non è ancora di quelle ritenute importanti da parte dell'Inter. Ma, quanto sarebbe l'offerta ritenuta dall'Inter? Ma l'Inter spara tra i 60 e gli 80 milioni di euro, io poi non so quale sarà la una cifra settantina, giusta. Dai. Non lo so, io faccio fatica a pensare che debba partire uno di quelli lì, ma anche su Bastoni non può andare da nessuna parte, così come Skriniar. Per chi non se lo ricorda, ma Ale se lo ricorda perfettamente, Skriniar, quando aveva il vecchio procuratore, tale Cosonto, il quale aveva cercato... Allora, quello che adesso gioca in attacco in nazionale? Sì, lui. quando l'Inter prende Skriniar, molti dicevano che era un pippone. Un pippone, che Musacchio era 10 volte più bravo e cose così. Skriniar alla fine è arrivato, secondo me è diventato uno dei migliori difensori oggi anche a livello europeo, poi magari sbaglierò io, però io stravedo per lui, ma anche se lo chiedono a quelle cifre mi sa che non c'è dubbio, ma anche dal punto di vista caratteriale, per l'importanza che ha nel gruppo, lui manda via il procuratore, perché il procuratore, quando lui esplode, fa di tutto per scatenare un'asta, e quindi anche pensando al proprio tornaconto, perché nel trasferimento lui avrebbe preso una bella parte, e Skriniar si separa dalla sua gente, va in sede d'ausilio e dice: da questo momento tratto io, e il mio procuratore non c'è più, io voglio restare qua. Azzo. Io se devo pensare, quanti fanno così? No. Dite? Oh no, certo, ma... Beh, forse solo Simone Inzaghi con la Lazio. Onore. Il calcio pieno di... Devo far entrare Giovanni, scusa, che sennò sta lì. Ciao Giova.
scusa l'attesa, ma aspettavo che finiva qualcuno. No, mi sono montato così tanto la testa che sono da 20 minuti in pre-live. Bravo. Ma 20 minuti Napoli, in pre-live è ridicolo, signor. Parliamo tanto per onestà di intellettuale. Ma Alfio, però questa è la volontà dei giocatori, ma Ale, Manuela, secondo voi invece quello che invece vorrebbe la società, cioè se Bastoni e Skriniar non dicessero oh no, io voglio vivere solo a Milano, cioè sarebbe l'ideale. Manfredi, ti giuro che io sto già vedendo, no. Vabbè, ma facciamoli sognare. Porca puttana, già mai sei impippato con sto food bean? No, non ce la faccio più, te lo dico. Secondo me così vabbè, rispondiamo prima a Skriniar, va Manfred. Sì. La verità, vabbè, come ci hanno detto tutti, io non ho fonti, raga, non mi occupo di calciomercato, però da quanto ci hanno detto tutti, la verità è che al di là di quello che succederà dell'attivo e tutto il resto, a quanto pare, adesso ci credo ancora di più, grazie, ma non Chico. Ci credevo, nessuno è incedibile, quindi a questo punto per offerte importantissime chiunque può partire. Massimo Inzaghi, che in un calcio fatto solo di soldi rinuncia a 1 milione in più che gli dava l'Inter per rimanere a 1 milione in meno alla Lazio. Grazie internet. Grande Inzaghi. Scusaci, ma non me ne valeva la pena questa. Lo capisco. No, comunque, detto questo, su Skriniar, ragazzi, io mi sono espressa più volte, lo sapete anche qui da voi, per me, al di là del valore in campo, ci sono anche appunto valori come spogliatoio, come leadership e come tutto. Skriniar quest'anno l'abbiamo visto tutti, quando l'Inter andava male è sempre stato l'unico a reggere praticamente la difesa, ma non soltanto, anche la squadra, quindi non è solamente un valore, vi ripeto, in campo, è anche al di fuori. Ha un peso dell'Inter importantissimo, io lo vorrei addirittura futuro capitano da tempo, quindi dico, per me assolutamente è importante questo, però c'è da dire che era il contratto in scadenza, quindi comunque dovrebbe rinnovare. Detto ciò, sì, è vera l'offerta, questa cosa la so, anche se non ho fonti, del PSG di 50 milioni, però stanno aspettando un rilancio perché 50 milioni con tutto il bene sono veramente pochi. Io, adesso mi prendete per matta, mi massacrerete in chat, meno di 100 milioni non mi siederei neanche a trattare. Si rinnova. per la metà di Skriniar, ovviamente. Io penso che se gli danno 50 milioni Zang ce lo porta. No, però Manu, c'è il contratto di scadenza, Manu, non puoi farlo. Ha detto se rinnova, grazie Pier per il servizio. Pirci, adesso no, si rinnova. Io ti ho ascoltata, però non puoi fare il discorso se rinnova, perché in questo momento è la possibile trattativa di Skriniar. È come se tu mi dici, ma Mané mi devi da 80 milioni se rinnova. Non rinnova, andrà via a 40. Quindi è questo il discorso. Però, ok, perfetto. La differenza però la volontà. La fa la volontà. No, vai Ale. Lui già ha dato l'ok per il rinnovo, non chiede la luna, chiede solo di essere equiparato semplicemente, poi più che lui a quelli che sono gli ingaggi della squadra. Ma quello che dice, che avete detto voi, è tutto giustissimo, e soprattutto il fatto che Skriniar forse è insostituibile dal punto di vista della leadership, da quello che ti dà in campo, che è proprio l'interismo, no? Passatemi il termine, in campo. Poi si può sostituire tutto. Il discorso dell'Inter da 2 anni è uno. È inutile che ci nascondiamo. Non è tanto chi vendi, grazie, a quanto vendi. E poi a quanto reinvesti. Perché se tu vendi a 100 reinvesti 20... Posso chiedere una cosa? Quanto vale Skriniar? Perché state facendo tutti... Posso fare un'osservazione? Vai. Perché quello che dice Alessandro l'ha detto prima per Bastoni. Bastoni era tifoso dell'Inter. Skriniar è tifoso dell'Inter. Poi chi c'è sta? C'è la Noglu, tifoso dell'Inter. Tutti i tifosi dell'Inter all'Inter. Io penso che siano calciatori... Come tutti quanti. No, Augusto, non è questione di essere tifosi. Quello che vi dicono, secondo me, no, perché io ho poca stima dei calciatori in generale, perché dalle esperienze che ho avuto ho visto che comunque sono professionisti ed è giusto che lo siano, e che la maggior parte delle dichiarazioni le fanno per convenienze loro personali. Poi ci sono le... Tipo volere bene al Milan di Romagnoli. No, e chi ha un altro Skriniar, dimmi, a poco. Ma in questo momento penso che Bremer possa essere un sostituto. A voglia. Cioè, non è che prendi l'ultimo dei figli. Vai Seba. Sì, no, volevo dire che comunque per quanto riguarda Bastoni, anch'io ho sempre detto che sarebbe secondo me rimasto all'Inter. E per quanto riguarda Skriniar c'è da considerare anche un altro fattore. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024. Io parlo proprio anche
per quanto riguarda l'Inter, in questo momento dovrebbe comunque fare un investimento garantendo all'Inter altri anni, a Skriniar altri anni di contratto fino al 2027 in tal caso. Quindi a questo punto l'Inter potrebbe pensare anche a livello di ruolo di andare a sostituire un giocatore come Skriniar con uno come Bremer, che più o meno svolgerebbe lo stesso ruolo per quanto riguarda l'Inter. Ma certo, raga, ma voi sembra che state parlando di Bremer, esperienza zero, hai ragione, però mi sembra che voi parliate da tifosi del Liverpool, che è padrona del mercato e dice: ah, vogliono Salano, che cazzo me ne frega. No, cioè, noi se in Italia siamo in una situazione che chiunque viene ti offre 80, 90, tu lo dai. Poi dipende come lo reinvesti. Scusa, ma qua non è in discussione la proprietà, non stiamo parlando della proprietà. La proprietà è una cosa, prettamente tecnico. Il calciatore lo staff tecnico. Ma se la società gli dice: guarda, devi andare perché a noi serve che tu vai, il calciatore non è che si mette a fare le barricate. Scusate, però distinguiamo un attimo le due cose. Intanto Bremer è un centrale e non gioca sul centrodestra, ma è un centrale. Se mi dite Bremer al posto di Skriniar, non è lo stesso ruolo. Quindi poi con Mazzarri faceva il braccetto Bremer. Mi dite si adatta, questo lo scopriremo. Ma se mi dite Bremer deve giocare a posti di Vrij. Poi se sarà bravo ad adattarsi a fare il braccetto al centro destro, il braccetto al centro sinistra, facciamoci il segno della croce. Magari ma in realtà sarà ce l'ha detto pure Petrachi, cioè proprio su CV Sport. Adesso non vorrei dire, ma visto che era proprio ospite qua, ci ha raccontato anche questo della duttilità del giocatore. E di quando poi con Mazzarri è stato utilizzato in quel modo. Quindi, ed è stato giusto, Manu, perché c'eri anche tu, uno dei giocatori di cui abbiamo parlato con Petrachi, che portò al Torino. Poi per il resto, raga, brevissima, io capisco tutto sto tuning out che vedo pure su internet, perché il tifoso ragiona di cuore, però se ragioni con la tasca l'operazione ci sta tutta, cioè no, ma ci mancherebbe, maglia, Yolanda, il giocatore, cioè, devi, ma è quello che tasca, serve Bremer, bon, fine. È quello che serve alla Serie A oggi, cioè tu prendi uno, lo vendi a 80, prendi uno altrettanto forte a 30, e questo è il modo di andare avanti in Serie A. Cioè, se no, per cui in anticipo se no sei il City, su Bremer, ma non lo sei, perché non era l'unica squadra su Bremer, tra l'altro, giusto Manfred? Quando abbiamo raccontato il mercato dicevamo certo, il Napoli ci mancherebbe, Bremer, fortissimo Bremer. È perché giustamente se il Napoli pensa che è vero che Koulibaly è intoccabile, però sa bene che ha mercato, allora è normale che mi prendo Bremer. È vero che Skriniar è intoccabile, perché anche questo il tifoso lo deve capire, non è che la società dice adesso me lo vendo, però se arriva la proposta irrinunciabile tu te lo vendi e c'hai Bremer, che è l'altro difensore però più forte che ha il campionato italiano. Certo, l'Inter oggi, Yolanda, perché però l'Inter però di Moratti in questo caso non me ne frega niente, te me lo tengo. Certo. Ovvio. Manfred, però in questo caso, no, e poi vi saluto, in questo caso se tu vendi Skriniar dopo aver perso Perisic e dopo l'anno scorso aver perso, tolto, diciamo, Eriksen, Hakimi e Lukaku, di fatto in due anni togli 5 decimi della squadra di chi giocava, togliendo il portiere di chi ha vinto lo scudetto. Lo so, ma pensa nel 2010 quando non ne hai tolto nessuno, vabbè, come si è finito male, Manfred, o no? Okay, però andiamo a toccare. Era diverso. Andiamo a toccare l'unico reparto che quest'anno praticamente ha funzionato quasi, non proprio, però ha avuto comunque degli svarioni, però ha funzionato bene. Cioè, perché se tu ti presenti già con un centrocampo che devi cambiare, perché parte De Vrij, vanno cambiate, parte De Vrij, ti presenti con 3 giocatori che non sono gli stessi dell'anno scorso, una difesa a 3 e tutto il resto, cioè allora a questo punto cambiamo tutto. L'Inter cambia. Raga, lo so che fa male, ma è la Serie A, però, ragazzi, ma il problema è la, cioè, il Milan su chi ha investito, la Juventus su chi ha investito, cioè sono società che prima magari puntavano a nomi di un certo livello e oggi puntano ad altri. Napoli addirittura fa le dichiarazioni sul tetto ingaggi a 3 milioni, cioè però sono proprio tutte le società italiane. Però la Juve, però ogni anno quando ha bisogno arriva a ricapitalizzare di 400. Sì, la Juve è un altro discorso, l'unica l'Inter non può, seguendo il discorso però, di Cavasini. Però raga, non è la Juve di una volta, ragioniamo. Ho capito, ma questo è per errori loro. L'operazione per errori loro. Juve una volta. Questi per errori loro, perché bravo, a dicembre è la dirigenza, non della proprietà. Però se fai un discorso sul capitale hai ragione. Milioni di euro con Vlahovic, 150 milioni di euro l'investimento di Vlahovic, mica non hanno speso un centesimo, sì, con la differenza che l'Inter, certo, stando anche ai bilanci, d'accordo, però non ha più, io parlavo di competitività della squadra. Però allora escluderei la Juve da questi discorsi che c'è Agnelli pazzeschi che ora gli sono rimasti sul groppone, ma questi sono errori loro con quello che hanno combinato mandando via Marotta. Però seguo il discorso di Cavasini, lo abbiamo letto anche nei bilanci. L'Inter di oggi si deve autofinanziare totalmente. Quanto può andare avanti Suning in queste condizioni? C'era stata una parola importante, se non sbaglio, da parte di Alfio nei confronti di Sciscione.
dicendo che la Lazio non fa il mercato, ha idee diverse. No, no, io credo che l'ha detta lui a te. Interisti come milanisti, come juventini, ma juventini forse meno, però si debbano mettere in testa che comunque l'Italia è diventato il quinto campionato in Europa proprio per questo motivo, perché non è più quello di un tempo. Se voi siete rimasti a 10 anni fa, 15 anni fa, purtroppo il mondo va avanti, ci hanno superato e quindi l'Inter diventa una squadra che si deve autofinanziare. E la società che arriverà dopo l'Inter, che acquisterà, secondo me si autofinanzierà anche quella. Ora, se si autofinanzia e sono bravi ad aumentare il fatturato, bene. Altrimenti va sempre in autofinanziamento, caro Alfio. Te lo voglio dire perché comunque adesso il calcio va così, tranne che con gli sceicchi. Ma noi fino a 2 anni fa abbiamo comprato. Non infatti poi si vede adesso, fino a questa... Adesso si vede il risultato. Cioè, ti sei venduto l'anima al diavolo per uno scudetto. Ma loro quando sono arrivati, Suning si sono presentati con due investimenti totalmente cannati, perché si affidavano al famoso Chiaio Rapchan, che gli ha portato Jomar e Gabigol pronti via, hanno messo 80 milioni buttati nel cesso. Però dico, Suning inizialmente ha investito anche un sacco. Ma tutti quante le nuove proprietà arrivano con l'investimento iniziale, anche i Fredkin arrivano con l'investimento iniziale. Fatto l'investimento iniziale, vanno in un periodo di autofinanziamento, tutte. Cioè, l'esempio per cessioni, non è che stiamo facendo, certo è ovvio che ci dispiace, però noi stiamo dicendo si possono accettare 50 milioni per un giocatore che è il giocatore più importante dell'Inter in questo momento? No, quello è il discorso. Ti dico anche un'altra cosa, sapete raga quanto io sono attaccata a Lautaro, se se ne va veramente mi dispiace un sacco, ma se posso prendere magari un Dybala a zero e la cessione di Lautaro mi costa tantissimo a livello affettivo, però mi porta tanti soldi nelle casse dell'Inter, la capisco già di più rispetto ad uno screener che va via. Mi si parla di Milenkovic, ragazzi, con tutto il bene, ma l'Inter può giocare con Milenkovic al posto di screener? A quel punto io chiedo solo di prezzo alla società. Beh, giocato con Rolando, Faina, lei sta mangiando. Che schifo, mamma mia. Ma cos'è? Begonzioso gelato, chiedete scusa alla Grom. Ma chi è? Alla Grom. Ma chi l'ha mai cagata? Per favore. Una crema semplicemente sublime. Ma voi non lo capite? Sì, ma poi io dico, ma puoi bere il succo con zero zucchero e poi ti mangi le mattonelle di crema, Damiano, scusa. Mamma mia, che schifo. Alimentazione disfunzionale, però. Allora, quindi va bene, Manu. Ciao Alfio, grazie mille di essere stato con noi.